Amici, spoiler: 1 aprile, Celentano in con la giuria, Maddalena si difende. Proseguono i consueti appuntamenti con il serale di Amici di Maria De Filippi, in onda ogni sabato su Canale 5 a partire dalle 21:10 circa. Il 30 marzo è stata registrata la terza puntata che verrà trasmessa il 1 aprile. Nel corso della quale non mancheranno di certo interessanti siparietti e sfide difficoltose. In particolare, dopo le scorse settimane in cui sono stati eliminati 4 allievi. Durante la prossima puntata ci sarà soltanto una eliminazione. Al ballottaggio finale ci saranno Samu e Wax. Tuttavia, come ogni settimana, non si saprà in anticipo chi dei due dovrà abbandonare ufficialmente la scuola. Nel corso della prossima puntata di Amici, si svolgeranno le consuete tre manche per decretare i vincitori e coloro che dovranno interrompere il percorso nella scuola. Ad iniziare sarà la squadra costituita da Celentano e Zerbi. I due sfideranno subito Arisa e Todaro, ottenendo la vittoria con le esibizioni di Aaron e Isabella. A finire al ballottaggio sarà, quindi, Wax. Nella seconda manche, invece, la squadra vincente sfiderà quella composta da Cuccarini ed Emmanuel. Vincendo anche questa volta, verranno schierati due guanti di sfida, uno tra Samu e Raymond sui virtuosismi durante il quale sarà quest'ultimo a vincere e uno tra Maddalena e Isobel sulle emozioni, che si concluderà con la vittoria di quest'ultima. Tuttavia, in seguito alla sfida tra le due ballerine verrà aperto un dibattito sulla durezza della maestra Celentano nei confronti dell'allieva di Lo. A tal proposito, la giovane allieva si difenderà, ritenendo inopportune le offese dell'insegnante. Finirà al ballottaggio Samu. La sfida tra le due squadre proseguirà anche nella terza manche, durante la quale avrà la meglio quella costituita da Cuccarini e Lo. Grazie alle esibizioni di Cricca e Maddalena, quest'ultima eseguirà il guanto di sfida sulla sensualità contro Isobel e otterrà il punto. La giuria preferirà la sua esibizione per la sua precisione, ma la maestra Celentano non si troverà affatto in accordo con il giudizio espresso dai giurati. In particolare, definirà la giovane ballerina troppo volgare. Tuttavia, finirà al ballottaggio Raymond. Come ogni settimana ad Amici non potranno mancare momenti simpatici per stemperare un po' di tensione. In particolare, i professori si sfideranno nuovamente per cercare di conquistare il guanto d'oro. Dopo le scorse esibizioni molto intense, questa volta riusciranno ad ottenere il favore della giuria Lorella ed Emmanuel. A vincere la prova team per questa settimana sarà, per la prima volta, Alessio. Mentre, per quanto riguarda Rudy Zerbi, si divertirà a provocare nuovamente Lorella portando anche dei pulcini. Oltre alla consueta mamma Chioccia, la quale continua a fare compagnia agli insegnanti nel corso della puntata. Orice crestine pentru tine, fie egoista, liniștici, eu scriu rime pentru mine. Pentru b-boy-ul din Grigo, DJ-ul din Dobrescu, grafărul din Toto, toți MC cu care am crescut. Pe scurt, de la un pui sălbatic a vestu, am ajuns un animal răbdător, pragmatic, dar vestu. Trebuie să depășesc plutonul cu fiecare text pe mafia, paraziții, dragonul, Maxi, Ghespe, chimie, rimarul, Spike, puia, si șoapă. Grasul nimeni altul, del, vede sau carpo. Trebuie să vă mănânc vers cu vers, card intens, trebuie să cresc. Crezi ce vrei să crezi, eu vă respect pe toți, dar focusez pe nivelul următor de zici că mă bat cu bossul. La cât de urât sunt, cum să vă iau cu frumosul? Metafore, iperbole, le obțin prin alchimie când adun.